so dove voglio andare, ma sono sicuramente a un punto di svolta. E secondo me è un Mad Men più schietto. I mixtape, le cose rap le farò sempre, le ho sempre fatte, sono i migliori a farle. Ci sto mettendo alla prova perché voglio vedere fino a che punto posso arrivare musicalmente. Domanda, innanzitutto originale, grazie. Con i miei producer abbiamo voluto fare un lavoro in tutte le tracce che creasse una sorta di mood cinematografico, ma soprattutto un'atmosfera riconoscibile, molto dark, che però poi si va a scoprire man mano che si va avanti con la tracklist. Quindi quella è la prima traccia, il mood è un po' quello di X-Files Alieno, quindi diciamo più che un modem in realtà noi volevamo rendere l'interferenza, ecco, ricorda anche diciamo Black Mirror. Back home perché personalmente sono tornato a casa proprio nel senso letterale, dopo gli anni in cui mi sono trasferito da Roma, che era praticamente casa mia, sono andato a Milano, ho avuto 3-4 anni abbastanza intensi in cui il lavoro ha preso il sopravvento, gli impegni sono diventati tanti, la pressione psicologica è salita, è cresciuta. Diciamo che dopo aver superato questo momento, aver ottenuto i miei risultati, sono proprio tornato a casa, nel senso sono tornato giù in Puglia, sono riuscito a tornare alla realtà. Allora, Mad Men è un bravo ragazzo, innanzitutto. È un ragazzo che ha avuto fortuna ad avere successo facendo quello che ama e restando fedele a se stesso. È un ragazzo come tanti in Italia, della mia generazione e delle nuove generazioni, perché senza dirci ipocrisie, in Italia le chance sono quelle che sono poche, soprattutto se uno vuole dedicarsi ad una cosa creativa e artistica. Non so dove voglio andare, ma sono sicuramente a un punto di svolta. Questo disco qua, appena uscito, proprio i primissimi giorni, ha spaccato la fanbase a metà, perché tutti si aspettavano una roba più come mixtape, come trapano. E io invece volevo proprio uscire da questa etichetta qua, perché è vero sì che io ho creato un brand, è uno stile unico in Italia, ma è vero anche che Mad Men è molto altro e Mad Men non è un percorso che si è minimamente fermato qui. Sempre tenendo la mia tecnica, ho voluto valorizzare i pezzi come centro, altri pezzi d'amore che sono presenti nel disco, la poetica, quindi il lato lirico della scrittura delle canzoni, per rendere anche dei messaggi un po' più semplici e diretti. Mixtape, le cose rap le farò sempre, le ho sempre fatte, sono i migliori a farlo, cioè nel senso non ci metto niente, ci metto anche metà del tempo, mi sto mettendo alla prova. È a buon punto in Italia, il mercato continua ad allargarsi anno dopo anno, da 10 anni quasi praticamente, da quando è uscito Fibra. Come me lo spiego? In Italia non c'è alternativa, siamo i più forti, nessuno riesce a portare roba nuova. Sì, c'è l'indie, mio fratello Coez tra l'altro si è spostato un po' su quel genere lì, ma si sente che viene dal rap, qualche altro artista indie che io ascolto, però è questa la musica dei giorni d'oggi, cioè nel senso meno male dopo 30 anni, 40 anni della stessa solfa. Beh, lo streaming ha un'enorme importanza rispetto anche a 6 mesi, un anno fa. È lì che si vede quanto la tua musica può arrivare. E anzi c'è stata questa cosa che io ho apprezzato molto, un ritorno alla musica come primo step. E poi al video, che secondo me dovrebbe dare un surplus. Mentre molti artisti negli ultimi anni hanno mangiato soltanto con la loro immagine, adesso si vede la differenza di quanto vale la musica e poi l'immagine. I 10 anni della rivoluzione internet li abbiamo già fatti. Adesso purtroppo il sistema si sta ricreando anche sul web, nel senso che comunque ci sono dei canali premium, ci sono delle meccaniche di mercato per cui certa roba va più di altra. Però rispetto ad anni fa, comunque, se uno fa il botto ed ha talento, ha sicuramente più chance. Ciao agli amici di Fanpage, ascoltate il mio disco Back Home, questo è Mad Men,
Un abbraccio a tutti.